Signori, ho un livello di ricercato non indifferente perché ho aperto un po' di attività. Speriamo che questo non mi costi caro durante la prossima missione, che si chiama Le porte dell'arsenale. Oh, paleologo. Il denaro finché non avrò visto la merce con i miei occhi e ne avrò assaggiato la qualità. Intesi. Siete un uomo accorto, Manuele. La fiducia senza cinismo è vana. I conti tornano, Tariq. C'è tutto. E adesso? Avrete accesso all'arsenale. Se sarete soddisfatto, la merce verrà recapitata nel luogo di vostra scelta. Verrà decapitata, no? I sono disposti a viaggiare. Nessun problema. Molto bene. Vi farò tracciare una mappa entro la settimana. Siamo qui per lo stesso motivo? Sì. Uno dei miei uomini dice di aver visto un carico d'armi entrare nell'arsenale. Così mi sono incuriosito. Armi, eh? Sarei curioso di vederle anch'io. A meno di non uccidere tutti, non so come potresti entrare. Rivolta popolare. Niente mercanti vicino alle mura dell'arsenale. Levate Che stronzo. Ipocriti! Se i vostri uomini non comprassero la mia merce, non la venderei qui. Siete peggio dei bizantini, traditori! No! Bada come parli, parassita! Pure in tempo di pace, i poveri sono sempre sotto assedio. Se li spingiamo... Una cosa molto attuale. Forse questo aiuterà la nostra causa. Assicurati che almeno 40 rivoltosi sopravvivano agli scontri, ok. Come facciamo? Vediamo. Partiamo da loro. Per affrontare il padre. Non è bello. Certo che lo potevo corrompere per abbassare il mio livello di sospetto, perché in realtà è stato abbassato così. Benissimo, ragazzi. Ok. 40 rivoltosi devono sopravvivere. Le bombe fumogene potrebbero essere qualcosa di utile. Se non fosse che non ce le ho. Brava gente di Istanbul. Vieni qua. Rendetegli, lasciate uomini e donne della città. Ascoltate. Vieni Yusuf. Si è fatta notte. Quella porta non rimarrà chiusa per molto. La gente ti sta facendo un favore, Ezio. Ricambialo e fai in modo di difenderla. Ok, difendiamola. Vorrei poter mettere in campo anche gli adepti assassini, ma in realtà ce n'ho uno solo. Vieni qui. Il civile, che già ce n'è pochi. Così si fa. Bravi miei adepti. Ok, buono. Ora sfondano con i forconi, adoro. Oh cazzo. No, non mi ha. Cioè, mi ha mandato via. Gli adepti, ragazzi. Siamo nella merda. Ok. Via. Adepti, ho bisogno di voi. Devono sopravvivere in 40. Stanno per tornare gli adepti. C-
calcio. Siete maledetti! Vaffanculo, via, non ho tempo da perdere con te. Ok, ne è rimasto uno solo. Buono. Poi c'è qualcuno laggiù. Chi è? Boh, non si sa. Però 40 sono sopravvissuti. Matematica non è un'opinione. Via, via. Finita qua? Infiltrazione nell'arsenale. La facciamo? È certo che la facciamo. Assassina in volo da una trave. Trave molto riduttivo. Però ce la faremo, dai. Vieni qua, Manuela. Manuela. Salimo un po' la carrettera. Niente mi pregunta che non tu. Manuela. Comunque le tracce dicono di qua. E poi dicono di qua. Oh, non rompere i coglioni. Che non sto. Per una volta che non vi sto cacando il cazzo, vorrei che voi non lo cagaste a me. Grazie. Zitto. Nessun segnale. Ora? Bel cappuccio da vigliacco. Ah, forestieri. Uccidetelo! Vieni qua, fai il tuo dovere. Adepto, maestro assassino. Forestieri. Ok. Sei a un livello 15, non puoi non... Ah, così. Ho bisogno delle tracce. Che l'ho perse per colpa vostra, no? Fanculo. Ok, lo ritrovate. È passata di qua. Bersaglio individuato. In questa città vivere come un pidocchio. E finalmente tutto si ricompone. Quando la stirpe dei paleologi tornerà al potere, Emanuele. Non dimenticate chi l'ha aiutata. Certo che no, amico mio. Non mi sognerei di tradire un uomo della vostra influenza. Ma dovete essere pazienti. Nuova Roma non fu fatta in un giorno. Nuova Roma? Cazzo è Nuova Roma? Sono soddisfatto. Fatemi googolare un secondo. Se uno solo è danneggiato, non vedrete un soldo. Nuova Roma? Ah, no, 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 vabbè ragazzi. È uno dei nomi di Costantinopoli. Anche Nuova Roma è stato chiamato. Un'offesa per Roma. Fermatelo! Presto! Fuggi dall'arsenale. Lì! Lì! Lo prendo. Assassina da una trave? Aspetta, ma devo assassinare da una trave. Aspetta, devo assassinare da una trave. E così tu non mi fai assassinare da una trave. Forza. Perché se no mi rompi i coglioni e io devo portare a casa l'obiettivo. Ancora potrai correre. Ai. Eccolo, addosso. Prendetelo. Vede coglioni. Ok. Ora! Bello lì. Basta! Muori! Vabbè, te. Ciao. Ora. Ok, aspetta. Aspetta. Devo assassinare da una trave, no?
Questa a casa mia la trave. Lì, prendetelo! Non era una trave questa? Non era una trave, ragazzi? Ma come non era una trave? Che troll che siete? Che scam? Non era una trave? No, raga, dai, non scherzo. Tanto fatemi fare una cosa molto utile. Questa. Poi dopo vedremo come risolvere il resto dei problemi. Che poi io credo che neanche possano essere risolti di qua, se non di qua. Appunto. Io devo sapere qual è la trave, ragazzi. Cioè, quando devi mettere un obiettivo secondario, ma non sai cosa mettere, perché è una missione, chiamiamola idiota, quasi. Questa è una trave? Questa è una trave? Non è una trave nemmeno questa. Non è una trave nemmeno questa. Ragazzi, seriamente, datemi una definizione di trave, perché io se no qui... Oggi durante l'interrogatorio è morto voi. Vabbè, ci mando voi e buona. Quando è che ti stancherai, vecchio? Vi lascio lì. Dove è andato? E poi comunque non avevo neanche occasione adesso per assassinare della trave, onestamente. Quindi, cioè, mi pare un po' esagerato come obiettivo. Assassinamolo la trave, fra, ma io dove la piglio la trave? Dove la piglio la trave, ragazzi? Dove la piglio? Va bene, sti cazzi. E andiamo avanti lo stesso.